colonnello Nanda, viva l'India! Viva l'India! Questo è Richard Parker della MI6. Ha un regalo per il mio paese. Andiamo. Dove è stato arrestato? All'aeroporto Heathrow. Aveva documenti falsi. Omar Zafar, il criminale più ricercato in India. Lo abbiamo braccato per anni. Che cosa faceva a Londra? Voleva acquistare un'isola privata nei pressi della costa russa. Il terrorismo, a quanto pare, non conosce crisi. Grazie, signore. Sì? Dire? Sì, mamma. Sei arrivato? Arrivato, ti richiamo dopo. Tutto ok? Sì, sì, tutto ok. Hai messo la maglia? Sì, mamma, l'ho messa. Non è vero. Come fai a saperlo? Perché vi conosco bene, a te e tuo fratello. Non c'è una volta che... No, senti, ti richiamo. Ciao. Permesso accordato. Buona fortuna. Grazie. È in atto una protesta per far riportare in India il Kohinoor. Permesso accordato. Oh. Benvenuto, colonnello Nanda. Ce ne hai messo di tempo a trovarmi, eh? Scusami se non mi alzo per salutarti, ma come vedi, sto gustando una pizza. Oggi è stata una giornata dura. Vuoi una fetta? Te la lascio. Una volta dentro Tiar, potrai concedertela come ultimo desiderio. Il giorno della tua esecuzione. Una pizza con tanto formaggio. Sveglia, colonnello. Qui non siamo nella tua Delhi. Londra è Londra. Prova a pensarci. Quanti criminali sono stati effettivamente estradati in India da Londra? Nessuno. Neanche uno. Stanno discutendo ora un nuovo trattato di estradizione. Tutti i criminali come te saranno rispediti entro 72 ore al proprio paese, senza appello. Presto, molto presto, implorerai pietà in uno dei tuoi tribunali indiani, Omar Zafar. E poi? Poi cosa? Questo è per il pubblico ministero. Questo per il giudice. E questo per la polizia e i ministri. Il tuo paese è affamato, colonnello. Pieno di gente corrotta. Qui tutti allungano le mani per chiedere qualcosa. I tuoi bravi ministri sono uomini senza scrupoli, sempre pronti ad abbandonare la loro integrità e a vendere l'anima. E tu cosa sei? Un soldato fedele che ubbidisce agli ordini come un cagnolino, o sei corrotto come loro? Benvenuto all'Omar Zafar Show. Permesso accordato. Il tuo ultimo desiderio? Forse un pezzo di pizza con tanto formaggio, eh? Peccato che tu non abbia il tempo per mangiarlo, perché il conto alla rovescia per la tua fine è già iniziato.
Per chi decide di servire il proprio paese, il conto alla rovescia inizia dal primo respiro di vita. Sicuramente ne hai uccisi tanti, Zafar. Ma ora guarda bene questi occhi. Non c'è un'ombra di dolore, né paura della morte. Solo tanto orgoglio. Prima di quanto tu creda, vedrai la tua morte in occhi simili. Il tuo conto alla rovescia è già iniziato, Zafar. 10, 9, 8. 0. Vorresti parlare con tua madre per l'ultima volta? Viren, ho dimenticato di dirti che... Viren? Viren, che succede? Viren! Viren, rispondimi! Viren! Viren! Viren, parla, ti prego! Rispondi! Pronto! Che succede, figlio mio? Figlio, ti prego, rispondi! Di qualcosa! Che sta succedendo? Rispondimi, ti prego! Viren! Viren, figlio mio! Sentito del nuovo trattato di estradizione? Sì, ho saputo. Se lo firmeranno, i nostri uomini non saranno più al sicuro in nessun luogo. Non lo firmeranno. Dobbiamo riaprire una vecchia ferita che non è mai guarita. Koh-i-Noor. Rubare il Koh-i-Noor è impossibile. Fa che sia possibile. Lo voglio a tutti i costi. E pretendo che a rubarlo sia un indiano. Su oltre un miliardo che siamo, ci sarà qualcuno capace per questo lavoro. Trovalo. Ufficiale, ci è appena arrivata la conferma. Il Koh-i-Noor è stato rubato dalla Torre di Londra. Il furto del Koh-i-Noor è stato messo a punto nonostante i sistemi di massima sicurezza della torre. Si parla di infiltrazioni nel servizio di sicurezza interno della Torre di Londra. L'intelligence nega ogni coinvolgimento. All'apertura, durante il giro di ispezione, l'incredibile scoperta. Per risalire alla dinamica del furto, al vaglio degli inquirenti, le immagini delle oltre 500 telecamere di sorveglianza. E ora un breve documento video sull'incredibile storia del Koh-i-Noor. Si ritiene che il Koh-i-Noor sia stato scoperto a Tamil Nadu e appartenuto a diverse dinastie di Delhi, Rajput, Mughal, Asharid, Durrani, Sikh. Quando i britannici invasero l'India, la regina Vittoria fu proclamata regina d'India e contro il volere di tutti, l'amato Koh-i-Noor fu portato in Gran Bretagna. Ci scusiamo per l'interruzione. Sembra ci fosse un uomo non identificato all'interno della Torre di Londra. Non risultano impronte digitali. Un colpo straordinario, sicuramente messo a punto da un genio del crimine. Per il popolo indiano è già un eroe. Ma chi è quest'uomo? Chi sarà questo ladro invisibile? Da dove verrà? Chi vincerà, il ladro invisibile o la polizia? La polizia brancola nel buio. È il furto del secolo. Il mondo intero è con il fiato sospeso. Tutti impazienti di scoprire il volto del ladro. Chi sarà quest'uomo? Dove avrà nascosto il Koh-i-Noor? Riusciranno a catturarlo? Una cosa è certa, la caccia al ladro è già iniziata.
Arlene! Oh, sei sotto la doccia! Nonna, che fai? Esci! Ah. Nonna, ti prego, vai fuori! Zitta! Chi ti faceva il bagno fino a poco tempo fa? Ti ho vista crescere e adesso ti vergogni! Non sono più una bambina, nonna! Vai È fuori! È quello che credi! Ricorda di strofinare dietro le orecchie! Nonna! Hai sentito la bella novità? Qualcuno ha rubato il Koh-i-Noor. Mi passi l'asciugamano? Ah, ladro di gioielli. Oggi non ci sono più gli attori di una volta. Ashok Kumar, Devanand. Ah, quanto vorrei conoscere uomini di quel genere. Un affascinante ladro di diamanti e di cuori. Lui che ha rubato il mio sogno. Nonna, ti prego, vai nel suo bagno allora e passami l'asciugamano. Il Koh-i-Noor è un bene dell'India e chi lo riporterà al nostro paese dovrà essere acclamato come un eroe per il servizio reso alla nostra nazione. Benedetta la sua anima, chiunque lo abbia rubato. Sei davvero pazza, nonna. Ah, vorrei che lo fossi un po' anche tu. Sei sempre sola, ma che noia. Devi muoverti, uscire. Le altre alla tua età hanno già il fidanzato. Nonna, non ho ancora trovato quello giusto, ok? Smettila, tu non lo vuoi trovare. Come fai a sapere che un uomo non è giusto per te se neanche ci provi? Se vuoi quello perfetto, non esiste. L'amore crea problemi e io non voglio averne. Questo perché non sai cos'è l'amore. Quando tu ti innamori, senti un sussulto nel petto. I tuoi occhi si perdono nei suoi e lasci che il tuo lui rubi il tuo cuore. Buongiorno, capo. Siedi. Chi l'ha rubato? Quando lei mi ha chiesto di far girare la parola... Quando lei mi ha chiesto di far girare la parola per il Koh-i-Noor, solo un uomo si è presentato per il lavoro. Tramite chi? Shoaib, a cui ha dato il nome Sayed, consigliato da Vasim, perché ha lavorato da Sakhlin. Ti prego, risparmiami l'ordine d'arrivo. È indiano? Solamente un indiano poteva fare questo miracolo. Strano che tu sia indiano. No, beh, per il diamante ci contatteranno appena arriva in India. Prezzo? 5 milioni di dollari. Bene. Contanti? Certo, hai un camion per caricarli? Sì. Stupido idiota. Il pagamento avverrà attraverso un conto anonimo alle Mauritius e quando avrai il diamante in mano. E ora vai, apri quel conto. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Grazie, Arlene. Prego, figurati. Ciao, Arlene. Grazie per il caffè. Buon lavoro. Buongiorno, Banca di Shimla. Attende in linea, prego. Pronto? Banca di Shimla. Mi scusi, prego, dica pure. Da che parte è l'ufficio del vicepresidente? Nel corridoio, terza stanza a destra. Sì, però lui ha dato le dimissioni. Non c'è nessuno lì. Per ora. Cioè? Mi presento, Karan Saxena, nuovo vicepresidente della Banca di Shimla. Per dirla tutta, la banca di mio zio. Oh, mi scusi, signore. Nessun problema. Nomi? Arlene Sahani. Oh, sposata? No. Fidanzata? No. Comunque non sarebbe importante. Mi segua in ufficio. Discuteremo delle strategie. Strategie? Ma sono solo una telefonista. E vuoi esserlo per sempre? Avere gli amici giusti, anche quella è strategia, tesoro. Chiaro il concetto? Cogli al volo la fortuna. Il mio cellulare. Sì, signore.
Sei seduta sul tuo letto tutta sola con un gelato, mentre le tue amiche cenano romanticamente al lume di candela con il loro lui? Beh, non ti preoccupare. Cancella i pensieri tristi perché da oggi tutto cambierà con www.truelove.com. Un sito che ti aprirà le porte dell'amore, che ti farà incontrare l'uomo ideale, forte, romantico, come lo vorresti tu. Allora che aspetti? Registrati subito su www.truelove.com e vedrai che il tuo cuore si scioglierà proprio come il gelato che stai mangiando ora. Coraggio, vivi la vita! Amici, siamo tutti qui a festeggiare la signora Capadia, che ci lascia dopo ben 30 anni. Signorina. Scusi? Signorina, prego. Dove la vede? Sono io. Ancora non si è sposata. Wow! A lei. Grazie. Sono commossa. Grazie. Grazie. Non ha mai avuto tempo per sposarsi. Ha sacrificato tutta la sua vita alla banca. In 30 anni mai un giorno di ferie. La prima ad arrivare e l'ultima ad andarsene. Che tristezza, sempre sola. E lo sarà per il resto della vita. Che c'è? Vieni qui, presto! È un duro lavoro! Nonna, che succede? Guarda, è lui, il ladro di gioielli! Sei tu l'uomo? Se hai tu quello che penso, allora io sono quello che pensi tu. Abdul è qui! Ecco il vostro ordine. Abbiamo Mountain Curry, kebab, halim e la nostra specialità, il fermi. Hai ordinato tu? Ehi, Abdul! Sì? Stai servendo di nuovo il tavolo sbagliato. L'ordine è per il tavolo numero 7. Capita di sbagliare! Scusate. $5 milioni ti aspettano su un conto anonimo alle Mauritius. Solo un tocco del mio dito e il tuo destino cambierà. C'è, parliamone un po' prima. Io ho fame. Mangiamo? Abdul? Nonna, ti prego, basta. Non sto andando in guerra. È solo un appuntamento. Finalmente ti sistemerai e io potrò morire in pace. Basta. O mi farai fare tardi. Tesoro, tieni. La macchina del nonno. Era la cosa più preziosa che aveva. Sì, nonna, me l'hai detto. Al vostro primo appuntamento è venuto con questa. Ho incontrato il mio amore con questa macchina e oggi tu incontrerai il tuo con questa macchina. Ciao, nonnina, a dopo. Ciao. Non puoi mangiare dopo che ce ne siamo andati? Non riesco a pensare, ha stomaco vuoto. Pensare a cosa? Il prezzo era deciso. Vuoi morire prima del dolce? No, ho le mani sporche.
Questa mossa aumenta il prezzo. Stai scherzando? 5 milioni che mi dovete, più altri 5 a testa, per l'errore totale, 20 milioni di dollari. Davvero? Facciamo che ora il prezzo è zero. Dacci il diamante e ti regaliamo la vita. Intanto vi darò questi. C'era un po' di veleno nel latticello. Qualche secondo e le vostre bocche inizieranno a schiumare. Pronti? Ops. Capri, ho sbagliato ancora. Erano per voi i 3 latticelli, vero? Grazie, Abdul. Sì, signore. Certo. Dall'ufficio del primo ministro fanno pressione. Anche l'opposizione sta dando loro supporto per la questione del Koh-i-Noor. Questo andrà a incidere sul nostro trattato di estradizione. Sono dei folli. Ogni volta tirano in ballo il trattato di estradizione. Adesso la priorità è ritrovare quel diamante. Signore, c'è stata una sparatoria per le strade di Shimla. E allora? È un problema della polizia. Signore, devo chiederle di vedere le immagini riprese dalle telecamere. Mm.
Buonasera, mi dica, prego. Mi chiamo Arlene e dovrei... Lei ha un appuntamento con il signor Vicky, giusto? Come fa a saperlo? Ce lo ha comunicato truelove.com. L'accompagno, prego. Grazie. Si accomodi. Troverà una piccola presentazione del suo nuovo amico qui. Allora, buona serata. Signore e signori, pronti a partecipare al Shimla Dance Festival? Appuntamento domani, ore 19. Portate il vostro compagno e divertitevi con noi. Vicky. Ciao, sono Vicky. Arlene. Salve, Arlene. Piacere di conoscerti. Sei molto in ritardo. E tu sei molto, molto bella. Ti chiedo scusa. Non mi sono reso conto dell'ora. E... Prego, prego, siedi. Tu l'hai già fatto altre volte. Cosa? Mangiare al ristorante con una splendida ragazza? Sì, un paio di volte. Incontri su internet. Truelove.com. Truelove.com. Ah, no, ecco, io, beh, è la prima volta. La mia prima volta. Anche per me. Ah, pure per te. E perché mi hai scelta? Perché? Ma ti sei vista? Ma non ho messo nessuna foto. Ah, sì, ovvio. Ma il modo in cui ti sei descritta era così bello che ecco, io... Veramente ho scritto solo due parole. Lavoro telefonista. Sì, esatto. Dietro a quelle due parole c'è una storia importante. Quale storia? Mia nonna. Mia nonna lavorava in banca come telefonista. Rispondeva al telefono per ore senza riposare. Era instancabile. Non poteva fermarsi perché era lei a mantenere tutti noi. Poi un giorno, dopo aver trasferito una chiamata, cadde al suolo. Non si è più rialzata. Mi dispiace tanto. Bevi qualcosa? Oh. Del vino? Grazie. Non c'è di che.
A Shimla. Ah, francese. È indiano, signore. Da Nasik. Ah, versa. Buona serata. Grazie. A te piace viaggiare? Devo farlo per salvare il mondo. Ah? Oh, beh, dalle zanzare. Vendo creme repellenti naturali. Già. E tu, invece? Viaggi molto? No. Avevo 10 anni quando mia nonna mi portò qui dal Canada. Dopo la morte dei miei genitori in un incidente d'auto. Oh. Non mi sono mai mossa da qui da allora. Ma un giorno lascerò il mio lavoro, prenderò le valigie e comincerò a viaggiare per il mondo. Un giorno. Un giorno. Ma perché aspettare? Perché non fai che quel giorno sia oggi? Questa è una piccola città. Non è facile prendere e lasciare tutto e partire così. E poi io vivo con mia nonna. È una responsabilità, non posso abbandonarla. Un giorno. Un giorno. Leggo che ti piace ballare. Sì. Bene. Ora? Sì. Neanche per idea. Ballo qualche volta nella mia camera, ma da sola. Charlene. Vieni più vicino. Vieni più vicino. Ancora. Non pensi che dire un giorno potrebbe significare mai? Oggi è per tua nonna, domani tuo marito e poi per i bambini. Non devi rimandare se vuoi davvero qualcosa. Io vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo. Quindi ho sempre solo un giorno. Ora pensa a quello che vorresti fare se tu avessi solo un giorno. Beh. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati di me. Arlene! Questa è per te. E si chia, c'è lì va, che le gai, mi risa so come se tu. Tere pas aur mujhe hua aisa tu 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 meri ri ri mantera ra hone laga main mantera ra ra tu meri ri hone lagi kaise ye hua magar na hai mujhe na tujhko koi khabar par ye dil tab se hai kehne laga tu 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 meri ri ri main tera ra hone laga main tera ra ra tu meri ri hone lagi na jaanu main na jaane tu hua ye jadoo kaise jo mera tha wo kho gaya jo tera mil gaya wo jaise इस दिल ने जब जाना के बस तू 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 मेरी री री मैं तेरा रा होने लगा मैं तेरा रा रा तू मेरी री होने लगी
ماه جسم زندگی زندگی حجینی ایسے ایک پل ایک پل وہ باقی جیسے اجنبی جہاں آپ کے لگ جائے گلے جیسے تو چلے اور دنیا تیرے سنگ چلے جیسے رات چپکے سے تیرے کانوں میں کہے کہ اب تو جانے کیوں جانے کیوں جانے کیوں تو 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 میری ری ری میں تیرا را ہونے لگا میں تیرا را را تو میری ری ہونے لگی ایسی کیا چلی ہوا کہ لے گئی میری سانسوں کو مجھ سے دور تیرے پاس اور مجھے ہوا ایسا In banca tutte le ragazze moriranno di invidia. Non pensi che dire un giorno potrebbe significare mai? Non devi rimandare se vuoi davvero qualcosa. Vicky, è così tranquillo. Così semplice. Così cortese. Arlene Sahani, lasciati andare. Goditi il momento che potrebbe non tornare. Grazie, True Love. Che è successo? Il suo TrueLove.com, signorina. TrueLove.com? Arlene? Io sono Vicky. Ti chiedo scusa, prima mi si è bucato il cellulare e poi mi si è scaricata la gomma della macchina. Ma dov'è l'altro Vicky? Le ha lasciato il conto. È un po' caro. Sono compresi anche tutti i danni. Dovrà pagare lei. Chi vuole che paghi, mio zio? Per dirla tutta, la banca di mio zio. No, no, certo. Pagherà il mio. Il suo numero. Ci penserà lui. Scusi. Love. Che falso, che bugiardo. Se potessi, lo metterei sotto con la macchina. Cavoli! Mi dispiace. Si sente bene? Sì, sto bene. Sto bene. Tu? Ciao. Rajveer. Cosa? È il mio nome. Sì, certo.
E secondo te dovrei crederci, eh? Ti ho mentito sul mio nome, ma non per tutto il resto. Fermo. Non ti muovere. Dobbiamo chiamare un dottore. Non ho bisogno di un dottore. Sarebbe meglio... Cosa? Un bacio. Un bacio? Tu sei pazzo. Me ne vado. Sì, hai bisogno di un dottore, uno psichiatra. Loro ti hanno vista al ristorante con me. Chi? Credono che tu sappia qualcosa. Ma io non so niente. Io lo so, ma loro no. Loro non sanno che io non so. Loro non sanno che tu non sai, ma credono che tu sappia qualcosa. Ma che cosa so? Niente. Se non so niente, che sanno? Ah! Non mi ha ucciso il proiettile, ma lo stai facendo tu? Arlene Sahani. Lei mi conferma che questa ragazza stava con lui? Sì, signore. Questo è il biglietto da visita di suo zio. La prego, ci aiuti a recuperare i nostri soldi. Karan Saxena. Ascoltami. Ho rubato una cosa. Cosa? Io ho estratto il proiettile. Tu mi ricuci. Che cosa? Ok, allora, tieni. È una mini torcia. Fammi luce. Qui. Non ce la faccio. Devi farcela. Dammi la mano. Aiutami. Aspetta, ferma. Ok. No! Ferma. Ferma. Perfetto. Brava. Mai visto nessuno tenere una torcia così bene prima d'ora. Grazie. Ferma, ferma. Fatto. Ancora no. Quasi finito. Ancora un momento. Stai andando bene. Ok, fatto. Vieni, bevi questo. Dai. Questa. Chi sei tu? Rajveer Nanda, ricercato internazionale, classificato come criminale psicopatico schizofrenico. Elemento pericoloso da rinchiudere. Cosa? Non è vero, ma è quello che diranno. Che mi hai fatto bere? Un po' di sedativo. Sedativo? Ora ascoltami. Ti avvicineranno due tipi di persone. I primi, agenti del governo. I secondi, non lo sono. Entrambi ti chiederanno di me. Tu non saprai rispondere. E loro vorranno portarti in un posto sicuro. Un sicuro che non è sicuro. Non ho finito. Ti caricheranno su un'auto. Sotto al sedile troverai una pistola. Una? Se l'auto è una Skoda, sotto al posto di sinistra. Se è una Toyota, sotto al posto di destra. Ok. Tu prendi la pistola e usala per spaventarli e scappare. Scappare? Se loro ti chiedono di me, tu... Io non ti conosco. Non mi conosci. Io non ti conosco. Perfetto. 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 Vi prego, lasciatemi andare, non ho fatto niente. Dov'è Shoaib? Ma chi è Shoaib? Io non lo conosco. Non lo conosco. Ve lo giuro su mio zio, che poi è ancora vivo. E allora, il messaggio in codice? Arlene, telefonista della banca? Messaggio in codice? Arlene?
Non è un messaggio in codice, è il nome di una delle nostre telefoniste. Buongiorno, signorina. Sì, certo, assolutamente. Ok, d'accordo. Allora possiamo trasferire i finanziamenti e poi procederemo lì con la consegna. Bene, a presto. Che fai, imbecille? Capo, il ladro ci è sfuggito. Ci è sfuggito? Chi vi ha chiesto di catturarlo? Dovevate solo pagarlo e prendere il diamante, è tutto qui. Shoaib, ma ci ha provato a farselo dare. Ma non lo ha preso. C'era anche una ragazza con lui, capo. Non pensi che dire un giorno potrebbe significare mai? Ora pensa a quello che vorresti fare se tu avessi solo un giorno. Allora, neanche buongiorno. A che ora sei rientrata? Su, avanti, racconta e non fare la furba. Voglio sapere tutto, mica sono all'antica io. Chi è? Rajveer. Ti ho mentito sul mio nome, ma non per tutto il resto. Non lo so. Come non lo sai? Ma che dici? Sei stata tutta la notte con lui e non sai neanche il suo nome. Impossibile, mi stai prendendo in giro. Di una cosa è certa, la tua vecchia nonna, quel tipo, ti ha rubato il cuore. चुपके आया बिन बुलाया मेहमान उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी हमको ना खबर कब कैसे आया वो दिल से खुस खुस क्या फरमाया वो हमको ना खबर कब कैसे आया वो दिल से खुस खुस क्या फरमाया चुपके आया बिन बुलाया मेहमान उफ मेरे दिल में थोड़ी उफ मेरे दिल में उफ उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी क्या क्या कराओगी ख्वाबों में हमसे बदलूं मैं रंग कितने खाम खाम उड़ा उड़ा बन के गुब्बारा मेरा दिल बुद्धू बेचारा हौले हौले तूने पुकारा जहां भी वहां ये जाए चले चले यो आंखें मीचे धीरे धीरे ये तेरे पीछे जरा जरा ये खींचे खींचे देखो ना देखो हमको ना खबर कब कैसे आया वो दिल से खुस खुस क्या फर्क
जैसे हैं सारा जहां नई जगह सी है सबको खबर और सबको पता भी है ये जो हुआ देखो अभी तो छोड़ो तुम भी अब ये बहाना तो दिल के बदले दिल नजराना दो थोड़ी खाली सी जगह Signorina, è impazzita. Scenda subito da lì. Il telefono squilla. Risponda. Pronto, banca di Shimla. No, signore, sbaglia numero. Salve, le serve aiuto? Molto. Cioè? Signorina, presto la sua vita cambierà. Scusi, signore. Deve aver preso un bel mucchio di soldi per quello che ha fatto questa notte. Non capisco. Questa è un'assurdità. Non penso. O vuole negare che per cercare compagnia ha visitato quel sito... TrueLove.com. Ah. Mi dica, come funziona? Io l'ho visitato una volta. Di notte diventa molto interessante. Solo per un'indagine, solo per indagare, non per altri motivi, no? Zora Valcalra, agente del governo. Dobbiamo interrogarla, farle qualche domanda su quello che ha fatto stanotte. Preferisce venire con noi? O lo facciamo qui, di fronte a tutti? Signorina Sahani, l'uomo con cui ha trascorso la notte è un ricercato internazionale. Un criminale pericoloso, classificato come psicopatico. Psicopatico schizofrenico. Ha detto mi avreste detto proprio questo. Già, lo immaginavo. È troppo intelligente. La sta usando. Dì un'occhiata a questo. I criminali come lui sono affascinanti manipolatori. Per arrivare a quello che vuole, non esiterebbe ad ucciderla senza pietà. Ma abbiamo superato la stazione di polizia. La sua vita è in pericolo e per questo la stiamo portando in un posto sicuro. Un posto sicuro? Sì. Posso sapere il perché di questo? È un tic. Se l'auto è una Skoda, sotto al posto di sinistra. Se è una Toyota, sotto al posto di destra. Che auto è questa? È una Honda. Perché? È bella. E quanto fa con un litro? 10-12 chilometri in autostrada. Certo, se la guida è tranquilla. Durante gli inseguimenti, che acceleriamo e scaliamo in continuazione, scende intorno ai 7-8 al litro. Sì? Hai finito? Sì, signore, mi scusi. Sì, stiamo per arrivare. Fermate l'auto! Eh? Capo è armata! Dove ha preso la pistola? Ferma l'auto! Tranquillo, non farà nulla. Su, mi dia la pistola. Mi scusi, non volevo... Dammi la pistola! Non ho mai usato una pistola, forza! Non so... Signore, una moto che va da sola! Oh? Guarda di sotto!
Arlene! Accostati! Cosa? Accostati! Ce la puoi fare! Cosa? Avvicinati, io salto sul tetto della tua auto! Non ti sento! No! Aspetta, aspetta! Fai posto? Dai, guido io! Fidati di me, spostati! Ecco, un secondo! Sei pazzo? A volte! Uscire dalla macchina. Aiuto! Aiuto, quest'uomo è pazzo! Ma che cosa ho fatto di male nella vita? Va bene, resto con te, resto con te. Che ti avevo detto? Non uscire dalla macchina. E cosa hai fatto? Sono uscita dalla macchina. Arlene, deciditi. Con me ti senti al sicuro o non ti senti al sicuro? Se non ti fidi di me, allora... Mi fido, mi fido. Bene, tienimi questa. Spostati. Grazie. Ti prego, smettila di uccidere. Ti prego, smettila di uccidere. Ti prego, smettila di uccidere. Ti prego. Sei sconvolta. È normale. Aspettami qui, io torno subito. Ok. Ah, una cosa. Tappati le orecchie. Partirà qualche colpo. Ma lo sai che tu guidi molto bene. Davvero? Se non fosse stato per te saremmo cadaveri. Sei stata brava. Mi hai sorpreso. Aspettami qui. Vado e torno. Sicuro.
Arlene! Karan! Karan! Arlene, Arlene, finalmente ti ho trovato! Karan, aiutami, sono nei guai! Sì, certo! Tu sei nei guai e schiaffeggiano me! Mi hanno sparato addosso! Si sono scolati tutto il mio champagne! Chi? Agenti del governo! Ma perché? Perché tu lavori per Shoaib! Chi è Shoaib? Il braccio destro di Omar Zafar! Chi è Omar Zafar? Scusi, prego, e lei chi è? Lui è Rajvir, il motivo per cui hanno sparato a me e schiaffeggiato te. Rajvir, che cosa ci fai Rajvir? Qui? E chi è questo Rajvir? Quello che ti ridurrà presto in poltiglia se non chiudi subito la bocca. Ho una bella notizia per te. Prenderò la tua macchina. Oh sì, certo! Rajvir Zafar, se solo osi guardare la mia auto, ti spacco la faccia. Sono cintura verde di Kung Fu. Il mio calcio volante è così veloce che riesco a colpire un uccello in volo. Oh, mio zio, mio zio! Mi hai sparato! Sì, mi hai sparato! Arlene, sali in macchina. Perché gli hai sparato? Sì, perché mi hai sparato? Presto, sali in macchina. No, Arlene, non salire! Oh, Arlene, sali subito in macchina! È solo un graffio. Neanche ho preso l'osso. Che mira, eh? Complimenti, ma perché? Per evitare il tuo calcio volante. Non potevo rischiare. Ascolta, appena partiamo, conta fino a 100. Sì? Poi chiama polizia, ambulanza, quello che vuoi. Sì. Se tu li chiami prima, ritorno qui e ti sparo in bocca. Come fai a sapere se li chiamo prima? Se preferisci, prevengo il problema e ti sparo subito. Conterò fino a 200, ti prego, giuro su mio zio. Bravo. È meglio che allacci la cintura. Zio, aiutami. Uno, due, zitto. Comunque, io non volevo sparargli. Ah sì, davvero? E perché hai sparato? Quelli che non vogliono sparare non sparano. Tranquilla, grazie a quel proiettile diventerà un eroe. Tu sei pazzo! Sei da ricovero, tu spari a destra e a sinistra come niente. Non è normale questo, no, non è normale, non è per niente normale, per quanto ne so. Finiscila, io so bene quello che faccio. Ti prego, accosta. Voglio andare a casa, lontano da te. Arlene, rilassati. Cerca di calmarti. Forse con loro sarei stata più al sicuro. Cosa hai detto? Hai paura di stare con me ora? Non mi dovevo fidare di te, no. Davvero? Ah, ok. Ok, allora. Mega, ti prego, no! Mega, ascoltami. Non voglio parlare con te. Solo un momento. Ho detto di no. Perché? Perché non mi va. Ti chiedo scusa. Troppo tardi. Ti prego, ascolta. Non mi pregare. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Non puoi piantarmi e andartene così. Vuoi rispondermi? Se di me non avevi bisogno, perché hai sparato a Karan? E ora che fai? Rubi un'altra macchina. Perché hai rubato quella se non ne avevi bisogno? E poi dici che non sei pazzo? Io sono pazzo. Se sto con te, hai problemi. Se me ne vado, hai problemi. Ascolta, io non volevo costringerti a stare con me, e se l'ho fatto, è per salvarti la vita. Perché tu, senza di me, sei morta. Ficcatelo in testa. Morta. Forse lo troverai strano, ma avrai altro da fare che stare dietro a te a salvarti la pelle. Sto parlando di faccende importanti. E da adesso la cosa non mi riguarda più. Ecco le chiavi. Torna a casa. Sei libera.
BMW bianca in uscita dalla città. A bordo un uomo e una donna. L'uomo è... Ascolta, alle spalle ho tanti morti, ma nessuno di loro era innocente. E non voglio che tu sia la prima. Ti ho parlato di vivere sempre come se fosse l'ultimo giorno, ma per realizzare i tuoi sogni, non per ucciderli. Hai fame? Ci fermiamo? Oh, allora io... Però non puoi, non puoi... Sì, sì, ieri cena contro me. Hai un po' di soldi? Ma non lavori in una banca? Sì, ma che c'entra? E allora se lavorassi in ospedale dovrei avere le medicine? E adesso? Fossi in te sparerei. Su, avanti, tira fuori la pistola. E se non ti danno quello che ordini, spari e li fai fuori. Ancora? La finisci? Ho sparato per salvarti la vita. Ora ce la fai a cambiare argomento? Eh? Io non t'ho mai chiesto di aiutarmi. So cavarmela, sai. I signori desiderano? La mia vita era perfetta. Ho conosciuto te e me l'hai sconvolta. Perfetta. E hai deciso di rimorchiare su internet. Arlene, lavoro telefonista. Rispondetemi, vi prego. Sono una povera ragazza disperata. C'è qualcuno? Pronto? Non c'è nessuno che vuole uscire con me. Rispondete, nessuno? No. Oh. Siamo indecisi tra la pizza farcita o semplice. Un suggerimento? Potete provare la pan pizza. Tesoro, che dici? Non chiamarmi tesoro. Solo se tiri fuori i soldi. Sai una cosa? Avevi ragione tu. Tiro fuori la pistola, ordino e poi gli sparo. Se farò così. Tieni, prendi. Ma non sparare, ti prego. Due pan pizza, prego, e due Mountain Dew. Siamo con Karan Saxena, l'uomo che ha rischiato di morire lottando con il pericoloso criminale. Saxena, com'è andato? Ho puntato la pistola contro Arlene. Io sono intervenuto e ha colpito me. Come mai le ha colpito il ginocchio? Per disarmarlo ho sferrato un calcio volante, perché sai, io sono cintura verde di Kung Fu. E mentre ero a mezz'aria lui ha sparato e il proiettile mi ha perforato il ginocchio. Oh, zio mio, che dolore. Che cosa hai fatto? Perché tutte queste persone sono arrabbiate con te? Bella risposta. Che significa? Bello. Cos'è? Non guardi la TV? Ti prego, dimmi che questo non è quello che penso. Che non inizia con la lettera K. Tu sei folle! Quello è... Sei un ladro! Mi hai raccontato che viaggiavi per salvare il mondo dalle zanzare, che vendevi repellenti. Ma come ho potuto fidarmi di te? Tu ti fidi ancora di me? Oh, sì, certo. Altrimenti non parleresti a bassa voce.
In questo momento la mia vita è nelle tue mani. Ma perché hai rubato il Kohinoor? Per Omar Zafar. Fermo, ci sono donne e bambini. Parliamo con calma. Omar Zafar, il criminale in cima all'elenco dei più ricercati dell'Interpol. Ha messo una ricompensa sul Kohinoor e lui l'ha rubato. Questo posto è circondato. Fuggire è impossibile. Ti consiglio di seguirci senza fare storie. Sarà meglio per tutti. Signorina, dal momento che non credo che il suo amico seguirà il consiglio, le chiedo di scegliere se mettersi al sicuro con noi o morire per questo ladro. Decida in fretta. È la verità. Io non so perché, ma ho creduto, nonostante tutto, fossi sincero. Un pazzo, ma non criminale. Ho sbagliato. Mi dispiace. Me ne vado. Scusa, Arlene. Ma non posso lasciarti andare. Uomini! Pazzesco! Signore, questo gli costerà un biglietto di sola andata per il paradiso! Non ci contare, non è uno che muore facilmente. Secondo me lassù ha una protezione importante. Siamo al sicuro. Ora saltiamo. Fidati di me. Supera le tue paure. Buongiorno. Tu mi hai sparato. Shh. Shh. Tu shh, non me lo dici. Come hai osato spararmi? Non stavo qui a dirti shh se lo avessi fatto.
Era solo un dardo tranquillante. Qualunque cosa fosse, tu mi hai sparato. Ehi, ti sto parlando. Era un dardo tranquillante. Potevo morire. Dash. Chi crede di essere, eh? Amesh, non me lo dici. Non me lo dici, capito? Ti ho dovuto sedare per il tuo bene. Dovevo portarti via, altrimenti... Mi avrebbero uccisa, giusto? Giusto. Ti stanno bene i vestiti che ti ho comprato. Ora però va dentro ad asciugarli, perché non ne abbiamo altri. I miei vestiti? Chi mi ha cambiato i vestiti? Tranquilla, ci ho pensato io. Davvero? Te lo giuro. Tu mi hai cambiato i vestiti? Sì. Oh. Sì, certo. Andiamo. Uno come me che è riuscito a schivare 50 guardie, 100 videocamere e a rubare il Koh-i-Noor riesce anche a cambiare vestiti a una donna a occhi chiusi. Forse non li ho tenuti sempre chiusi. Oh, hai ragione. Sì, sì, me lo merito. Lo sai che sei davvero brava con le arti marziali. Riprendiamo dopo, perché adesso ho fame. Mangiamo? Mm? Cosa ti va? Ah! Non posso rispondere a nessuna domanda senza prima consultare il mio avvocato. Signora, ho l'impressione che lei veda troppi polizieschi americani. Pronto? Nonna! Oh, Arlene! Ah, signori, uno scoop! Oh, Arlene in linea! Nonna! Ci sei? Nonna! Signore, l'abbiamo localizzato. Finita l'esplorazione? È una bella isola. Senti, se mi vuoi uccidere, ti prego, fallo subito. Ma io non ti voglio uccidere, Arlene. E poi devo ancora finire di preparare la cena. Muoviti! Sai anche cucinare? A scuola era la mia materia preferita. Sì, a che scuola andavi? SPD. Scuola pubblica di Delhi? No, pubblica di Dehradun. Chi sei tu? Un ladro. Dimmi la verità. Hai rubato il Koh-i-Noor per Omar Zafar. Sì. Ma ho mai detto che gliel'avrei dato? E perché l'hai rubato? Per evitare che altri lo rubassero. Così con me è al sicuro. Dallo alla polizia, agli organi del governo. Perché devi tenerlo tu? Voi ragazze siete così ingenue. Perché devi tenerlo tu? Arlene, Omar Zafar ha collegamenti nella polizia e tra gli alti organi del governo. Non mi posso fidare di nessuno. Capito? Capito. Brava. E il piano qual è? Piano? Nessun piano. Loro ora stanno cercando di capire qual è il mio piano, così da poter organizzare un contropiano. Ma se non ho un piano, come mi possono prendere? Eh? Lo sai, è la cosa più assurda che abbia mai sentito.
Sì? Questo è il tuo nascondiglio? Sì, uno dei tanti. Perché? Quanti ne hai? 12, no, 11. Quello a Burma è esploso l'altro mese. Sei un produttore seriale di balle, ma quanta fantasia hai? Inutile chiederti chi sei davvero. Che cosa fai? Non me lo dirai mai. Eccolo! Parli! Prendetelo, prendetelo! Com'è possibile? Nessuno sa che siamo qui. E io non ho fatto... Voi, da quella parte! Nessuna chiamata. Beh, io ne ho fatta una dal tuo cellulare. Ma dai, Arlene! Non so se ucciderti per avermi puntato un'arma addosso o per essere venuto qui a rompermi le palle. Io sono il ladro del Koh-i-Noor. Mi devi rispetto. Se non mi dai il Koh-i-Noor, Zafar non avrà pietà di te. E dov'è questo Zafar? Io non lo so. No, parla. Nessuno sa dov'è Zafar. E a chi avresti portato il Koh-i-Noor? Dimmelo. Se non parli ti uccido. Ti assicuro che Zafar non piangerà. Ghul, Hamid Ghul, il mio compito è di portare il Koh-i-Noor a Hamid. Molto bene. Dove trovo il tipo? Se non mi dici dov'è Ghul, sei... un uomo morto. D'accordo, te lo dirò. Bel-Air, Braga. Bel-Air. È qui, chiudete presto! Al nastro! La ragazza! Prendetela! Sparate! Non ci deve scappare!
Benvenuta a Praga. Non staremo qui a lungo, quindi approfittiamone. Sai, la mia era una vita semplice. Tranquilla con mia nonna. In banca o a casa. Non vedevo nulla oltre quello. Ma da quando ti ho incontrato, la mia vita si è trasformata in un film d'azione. Non ho idea di quello che mi succederà. Ma non ho paura. Mi fido di te. Con te sto realizzando il mio sogno più grande. E tu? Qual è il tuo sogno più grande? Dovremmo andare. Qual è il tuo un giorno? Casa. Il mio sogno è tornare a casa. Un giorno. Dove si va? Oh!
रब ने बनाया सबको पर कौन बताए रब को मर के तुम पे हम सांस लेते हैं रब से करो जो दुआए अब ये तुझी तक जाए तो जो सुन ले तो सुनता है रब है जाने ना जहां जाने है कहां मिली थी मेरी तेरी हमें हाँ सच है यही तुझसा कहीं नहीं है नहीं मेरी राहें आए तुझ तक इस जन्म से हर जन्म तक वक्त को रोके आ जरा साब उसको समझा दे इश्क का मतलब छोड़ के जिंदिए मान लेगा मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब मेहरबान Dove andiamo? No, dove vado io? Tu rimani qui. Ordinati qualcosa con il servizio in camera. Ho saputo che qui il sushi è molto buono. Io tornerò presto, ok? No. Ancora non lo sai, ma tu hai bisogno di me. Siamo una squadra. Arlene. Se non mi porti, ti seguirò passo passo, quindi... Ti aspetto giù. Ok. Guai a te se provi a baciarmi. Non ci ho neanche pensato. Bugiardo. Ci hai pensato? No. E tu invece? No. Hai mai baciato qualcuno? Sì, certo. Davvero? Mm-hmm. Quando? All'asilo? No. Ero più grande. Impossibile. Visto? So baciare, cosa credevi? E questo lo chiami bacio? Sì. Perché? Questo è un bacio.
facciamo qui? Devo trovare un tipo a cui dare il Koh-i-Noor. Come si chiama? Hamid Ghul. Scusi, cerco prego? Il signor Hamid Ghul. È lì, signora. Ecco, quello è Hamid Ghul. Ti prego. Te lo chiedo, per favore. Lascia fare a me, ok? Tu sei invidioso. Sei invidioso perché l'ho trovato prima di te. Dai, ammettilo, sono brava, vero? Pura fortuna. Ora, agente 000, testiamo la tua fortuna. 14 rosso. Wow, sono un sacco di soldi. Cambio 50.000. Fate il vostro gioco, signore e signori. Ma non so come si fa. Punta tutto sul numero 31. Tutto? Tutto. Le puntate sono chiuse. Numero vincente, 31 nero. Congratulazioni! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Prego, signori. E ora? Fate il vostro gioco. 26. Ok. Numero vincente 26 rosso. Abbiamo vinto di nuovo, abbiamo vinto di nuovo. Grazie, grazie, molto gentile. Ecco a voi, congratulazioni. Ok, grazie. Basta adesso, abbiamo vinto abbastanza, quindi ce ne possiamo andare. Dai, vieni. 17. No. Numero 17. Sei sicuro? Ok. Le puntate 17. Sono chiuse. Numero vincente 7 rosso. Oh sì! No! Me lo sentivo! Questo me lo conferma. Il 17. Grazie. È un numero sfortunato. Allora perché l'hai giocato? Un minuto fa ero una donna ricca. Un minuto fa non sapevi neanche giocare. Lo sapevo, non dovevo darti retta. Ah, però fino a che ho vinto, baci e abbracci. Tutte uguali voi donne. Ah, ti odio. Perfetto. Cosa? Picchiami. No! Solo uno schiaffo. Scusa, ma non riesco a picchiarti senza una ragione. Non sai picchiare, non sai baciare. Cosa sai fare? Solo piagnucolare su internet? Povero telefonista! Ecco, così. Ora, vai in bagno. Lui ti raggiungerà, dagli un appuntamento tra 5 minuti. Da sola. Su, su, su. Va all'inferno. Scusate, torno subito. Quanto sono miseri certi uomini. Parlo di quelli che non riescono a capire il valore del diamante che hanno. E se si tratta del Koh-i-Noor? Il Koh-i-Noor non può essere rubato. Dipende da chi è il ladro. Hamid Ghul. Le sue intenzioni? Rubare. Desidero il Koh-i-Noor. Ho bisogno d'aria. Due coppe di pregiato champagne e il ladro ti aspettano sulla terrazza fra 15 minuti. 5 minuti. O qualcun altro potrebbe rubare il Koh-i-Noor. Ah, favolosa. Ottimo. Ora torna all'hotel. Ci vediamo lì. Dopo tutto questo, tu e io, voglio dire, noi... Forse tu sei più pazza di me. A più tardi, allora.
Whisky on the Rock. I miei omaggi a Midgul. Come sei arrivata a me? Ho rubato il Kohinoor, un po' di rispetto, amico. Ma se ci tieni a saperlo, uno dei tuoi scagnozzi mi ha dato l'indirizzo, ma solo quello. Tutto il resto è opera mia. Sei un ladro, ma non sei furbo. Come hai potuto credere che ti avrei pagato? Ora perderai il diamante e anche la vita. Non sono venuto qui per venderti il Kohinoor. Che vuoi allora? Omar Zafar. Perché hai rubato il Kohinoor? Dov'è Omar Zafar? Parla! Ehi! Dov'è Zafar? Dimmelo! Non lo troverai mai. Vai tu! Vai! No, ascolti. Rajvir vuole solo tenere il Kohinoor al sicuro. Il Kohinoor era al sicuro a Londra, finché lui non l'ha rubato. Per evitare che lo facesse qualcun altro. Ah, sì? Allora perché in 150 anni non l'ha mai rubato nessuno? Che altro le ha raccontato che potrebbe essere vero? Ha detto che voi mi avreste ucciso. Ma è ancora viva. Dov'è adesso? Con un certo Amit Ghul. Amit Ghul è morto. Ucciso. Il nostro capo dei servizi segreti, il signor Narayan. Desidero il Kohinoor. Ho bisogno d'aria. Due coppe di pregiato champagne e il ladro ti aspettano sulla terrazza fra 15 minuti. 5 minuti. Abbiamo ritrovato il suo corpo proprio sulla terrazza. Sa che significa questo? Signorina, ora lei è tra i ricercati internazionali. Sarebbe molto facile ucciderla per noi, ma sapendo come stanno le cose, abbiamo deciso, ecco, di darle l'opportunità di riprendersi la sua vita, di tornare a casa da sua nonna. E questa opportunità è questo trasmettitore. Lei è tra i ricercati internazionali. Mi fido di te. Che altro le ha raccontato che potrebbe essere vero? Arlene, dobbiamo andarcene. Vieni. Sei andata via prima di me. Dove sei stata? Vuoi la verità oppure devo mentire come te? Su cosa avrai mentito?
Su tutto hai mentito. Su quello che fai. Su noi due. Su quella Midgul. Lo hai ucciso, vero? E chi te l'ha detto? Zorabar. Quindi il Koh-i-Noor ce l'hai ancora tu. Perché quel giorno hai finto di essere Vicky? Avresti dovuto lasciarmi da sola. Perché tu mi hai fatto vivere un sogno e mi hai illusa su altri. Li realizzerò tutti. Fidati di me. Basta. Non mi posso più fidare. Allora che aspetti? Forza, forza, forza! Eccolo! Obiettivo localizzato! Pronti! Comandi! Comandi! Muoversi, muoversi, muoversi! Se non l'ha ucciso il proiettile, comunque affogherà. Ora può tornare alla sua vita, signorina. È libera. Una gioia che tu sia tornata sana e salva. Questa casa senza te non era più la stessa. Il mio sogno è tornare a casa. Scuola pubblica di Delhi? No, pubblica di Dehradun. Che sta cercando?
Signore, io volevo... Pankaj, che succede? Chiedo scusa. Perché quel fucile? L'ho vista che girava qui intorno e guardava dentro la casa come una ladra. No, signore, sono venuta per consegnarle questi libri che lei ha ordinato su internet. Non ho ordinato nessun libro. L'avrai dimenticato, non è la prima volta. Ora metti via quel fucile. Cara, accomodati. Prego. Avete una bellissima casa. Da quanto vivete qui? Da quanto? Beh, tesoro, saranno 40 anni, vero? Prego. Grazie. Da quando ci siamo sposati. È meravigliosa. L'avete rinnovata di recente? Sì, quando Pankaj ha vinto la lotteria la seconda volta. Ha vinto due volte la lotteria. Sì, è davvero fortunato. Giusto, Pankaj? Così fortunato che... Ah, so che vuoi dire. Soffre di vuoti di memoria. Non ricorda di aver acquistato i biglietti, sia della prima che della seconda vincita. Come non ricorda di aver ordinato quei libri su internet. Vado a prendere il tè. Signore, questo è uno dei rifugi di Rajveer. Che domanda è? Cosa intende? Ecco, che succede? Niente, io... Mi dispiace. Meglio che vada. I nostri due figli. Uomini coraggiosi. Questo è Viren, morto per assolvere il suo dovere. E questo è Jai. Anche lui è nell'esercito. O lo era. Non si hanno più notizie di lui da quando, dopo la morte di Viren, è stato trasferito a Kargil. Sembra che durante una missione sia caduto in un lago molto profondo e... Lui è ancora vivo. Non importa cosa hanno detto. Questi sono i suoi trofei. È stato un campione internazionale di nuoto. L'unico che riusciva a trattenere il respiro per un tempo record. Mi rifiuto di credere che sia morto così. Arlene. Mi scusi, lei chi è? Sono io che faccio le domande qui. Dov'è il Koh-i-Noor? Ma io non lo so. Mi lasci andare adesso. Zafar. Il mio nome è Omar Zafar. Come l'ha avuto? Non come, ma perché ho avuto questo? L'ha fatto rubare per distruggerlo. Dov'è il vero Koh-i-Noor? Era un falso. Se fosse stato vero non si sarebbe neanche scalfito. È stata troppo tempo con Rajveer. Bakhtavar. Zoravar. Non parlerà tanto facilmente. Siete d'accordo? Ha preso lui il Koh-i-Noor che aveva Rajveer. Chieda a lui dov'è quello vero. Zitta! La vedi questa, ti aiuterà a ricordare. Guai a te se ti muovi. Sei una brava ragazza. Oh.
Tra poco inizierà a fare effetto. Preparati a parlare. Da adesso direi solo la verità, nient'altro che la verità. Parla. Che devo dire? La verità. Lo sa, signor Bhatnagar? Zoravar. Con quei mustacchi lei assomiglia a un eroe indiano del sud. Cosa? Sì. E sapete, mia nonna aveva ragione, la mia vita era noiosa. Zitta! Vogliamo sapere dov'è il Koh-i-Noor. Koh-i-Noor? Il Koh-i-Noor ce l'ha Rajveer! Impossibile, Rajveer è morto! No, lui è vivo! Lui ha pianificato tutto! Vuole che io pensi che lui sia morto, così anche voi pensate che non è vivo. Ma lui non sa che io so che lui è vivo. Lui pensa che io pensi che lui è morto. Voi che pensate, è vivo o morto? Lui è vivo. E voi siete due idioti. Quel giorno sul ponte è stato lui a premere il pulsante del trasmettitore. Sapeva che il Koh-i-Noor era falso e sapeva che voi ve ne sareste accorti. Che mi avreste portata qui e che, seguendo me, sarebbe arrivato da te. Non male, Arlene. Ti sei dimostrata più intelligente di questi imbecilli. Lo vedremo. Non riesco ad immaginare quanta determinazione, quanto coraggio, quanta pazzia tu debba avere per arrivare fino a qui. Meno di quanto pensi, Omar Zafar. Fortunatamente tu e i tuoi uomini siete poco furbi. Chi è furbo e chi no, credo che tu non sia in grado di stabilirlo, Rajveer. Sicuramente il più furbo sarà quello che tra i due non morirà, quello che avrà il Koh-i-Noor. Ora la domanda è: quanto dolore riuscirai a sopportare prima di consegnarmi il Koh-i-Noor? Parla, dov'è il Koh-i-Noor? Se non lo dici, toccherà a Arlene sopportare il dolore. Parla! Il Koh-i-Noor è dove dovrebbe essere. A Londra. Tu stai mentendo. Il Koh-i-Noor è stato rubato. Lo sanno tutti. Perché abbiamo detto che è stato rubato? Che significa? Un'operazione congiunta dei servizi segreti indiani e l'MI6 di Londra.
Quando hai chiesto di rubare il Koh-i-Noor, abbiamo organizzato il piano. Il Koh-i-Noor è al sicuro, al suo posto, Zafar. Ma al contrario, tu, Omar Zafar, non lo sei. Quindi il Koh-i-Noor non è mai stato rubato. Geniale, Rajvir. Geniale. Dopo tanto lavoro mi dispiace solo che non potrai portare i miei elogi ai tuoi superiori. Sta per giungere il tuo momento. Il conto alla rovescia per la tua fine è già iniziato. Per chi decide di servire il proprio paese, il conto alla rovescia inizia dal primo respiro di vita, Zafar. Guarda bene questi occhi. Non c'è ombra di dolore, né paura della morte. Solo tanto orgoglio. Prima di quanto tu creda, vedrai la tua morte in occhi simili. Ricordi? Colonnello Nanda, che cosa hai a che fare tu con lui? Io sono suo fratello. Il tuo conto alla rovescia è iniziato quel giorno, Zafar. E finisce oggi. 10. Nove. 8. Ehi! Andate fuori a vedere che succede! 7. 6. Non è da solo. Chi altro c'è con te? 4. 3. Anche tu non ne uscirai vivo. 2. Morirai come tuo fratello. 1. Una puntura grande, grande. Ti hanno iniettato un liquido per farti dire la verità. Non ti ucciderà, ok? Andiamo. La verità è che ho sprecato tanto tempo della mia vita. Non ora, ci sparano. I ragazzi che ho conosciuto, Dilip, Jaji, Arbajan, tutti noiosi, barbosi, barbosi, barbosi. Via! Ma tu no, tu sei forte, eccitante. Saltiamo. Lo sai che mi fai impazzire. Bene, sono contento. Andiamo. Che muscoli, sono così potenti. Vorrei strapparti i vestiti di dosso. Ma io non ti piaccio. Non sono abbastanza sexy. Arlin, dobbiamo andare. Tu mi trovi sexy? Molto. Allora perché non hai fatto niente? Cosa? Perché non ci hai provato? Per fortuna non ti ricorderai nulla. Io invece mi ricorderò tutto. La verità è che tu non mi ami, tu... tu mi trovi noiosa. Rajvir? Arlin, presto, sali! Tieniti forte! Ah!
faremo? Tu riprenderai la tua vita eccitante e io tornerò alla mia vita noiosa. Perché dovresti stare con una ragazza noiosa? Non sei noiosa, Arlene. Allora cosa sono? Dimmelo! Cosa sono? Sei sexy, eccitante, pazza e per il momento viva! Concentriamoci su questo, ok? Apri la cerniera. E ora? Abbracciami. Ma come vedi? Senti le pistole? Sei veramente sexy, Arlene. Ora prendi le pistole e spara! Fatto. Ha ucciso Amit Ghul e il Koh-i-Noor. È lei il suo Koh-i-Noor. Se sei riuscito ad arrivare a me, allora puoi arrivare al vero Koh-i-Noor. Quando lo avrai preso, torna e ti darò la ragazza. Inutile che ti dia l'indirizzo, so che mi troverai. A presto. Andiamo, prendi questo. No. Lasciami! No! Rasmir! No! No! Ah! Ah! No! Ah! Ah! No! 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 Il prossimo proiettile ti colpirà in bocca se non stai zitta.
comando, prepara tutto per il nostro arrivo. Stiamo partendo ora. David, controlla che succede. Non possiamo decollare! Oh!
Bel lavoro. Grazie, signore. I tuoi genitori sono vittime di un assurdo destino. Un figlio morto per difendere il suo paese e l'altro è vivo, ma loro non lo sanno e devono credere che sia morto. Arlene è stata rimandata a casa. Le è stato imposto di non provare mai più a incontrarti. Sapevi dall'inizio che per l'interesse della missione Jai doveva morire. Ora tu sei Rajvir. Unendoti ai servizi segreti internazionali, hai accettato di dedicare la tua vita a noi. Arlene potrebbe essere pericolosa per te. Non ti puoi permettere punti deboli. Comunque, domani sarai trasferito in un posto più sicuro. Fino a quel momento, cerca di riposare. Tranquillo, Rajvir. Siamo al sicuro. Buongiorno. Dove siamo? Chi mi ha cambiato i vestiti? Ah, fai troppe domande, sai. L'ho fatto io. E se ricordo bene, l'ho fatto ad occhi chiusi. Forse. Che giorno è? Quel giorno. Jai! Viren! A tavola! La cena è pronta! Jai! Mamma ci sta chiamando! Arrivo! Viren, aspettami! Thank you.
rimane solo una cosa da fare. Cosa? Bang bang. I'm not afraid to die.